Buongiorno a tutti. Oggi iniziamo il primo argomento del corso che appunto riguarda JavaScript e la programmazione in JavaScript. Focalizzandoci, come vi dicevo nella lezione introduttiva del corso, su JavaScript come linguaggio di programmazione e quindi in parte indipendente da quello che potrebbe essere il suo utilizzo nel web. Cercherò di dividere questi video su JavaScript in tante parti, uno per ogni argomento. Quindi avremo un video di JavaScript introduttivo, un video su JavaScript e gli array e così via. In questo modo i video dovrebbero essere anche più facili da digerire e da guardare con calma. Questa serie di video che pubblicherò oggi riguardano la lezione di venerdì 13 marzo e sarà una prima parte di quello che è la programmazione in JavaScript. Prevedo di avere due parti, due o tre parti per quanto riguarda JavaScript come linguaggio di programmazione. E a seguire di questa prima serie di video su JavaScript, realizzerò sempre in video un paio di esercizi che vi chiederò di guardare e di provare a svolgere indipendentemente prima magari di aver visto la soluzione nel video. Ma iniziamo da JavaScript. Dunque, l'obiettivo di oggi e di questa serie, di questa prima parte del corso su JavaScript è appunto quella di imparare e comprendere JavaScript come un linguaggio di programmazione. Quindi capendo e apprezzando le semantiche, i pattern di programmazione specifici del linguaggio. Come vi dicevo la volta scorsa, assumo una certa conoscenza di programmazione in altri linguaggi. Come avete risposto al questionario anonimo di inizio corso, la maggior parte di voi, il 100% di voi, ha una conoscenza di C, quasi tutti hanno indicato una conoscenza di Java e molti hanno anche una conoscenza di Python, e probabilmente in aggiunta ai due linguaggi di sopra. Quindi possiamo davvero assumere una buona conoscenza di programmazione in altri linguaggi. E mi focalizzerò pertanto su alcuni aspetti più specifici e non tanto a spiegare che cos'è un linguaggio di programmazione o che cos'è un vettore, perché sono conoscenze che voi dovreste, che appunto, che potete derivare tranquillamente dal C, da Java, da Python o da altri linguaggi. Quando parliamo di JavaScript come linguaggio, questo di cui parleremo in questi video, parleremo di JavaScript, delle feature del linguaggio JavaScript relative alla versione 2015 di JavaScript, la ES6. Attualmente siamo alla ES10 con una versione nuova che viene, diciamo, con una versione di linguaggio che viene aggiornata annualmente. A giugno-luglio del 2020 dovremmo avere ES11. Noi comunque ci concentriamo su ES6, che è relativamente recente e che ha aggiunto molte molte funzioni, molte molte feature del linguaggio che precedentemente non erano presenti. Tra i goal è ovviamente quello di pensare a JavaScript come linguaggio in modo che possiamo utilizzarlo sia nella componente server side o in realtà anche in una componente di programmazione di un computer normalmente o di un'applicazione mobile. Ci sono alcuni tentativi di utilizzare JavaScript per ottenere anche prodotti, applicazioni mobile. Dunque, JavaScript in totale, JavaScript come linguaggio a sé stante per programmare un computer, diciamo in generale, che sia server side oppure no, basandoci quindi su Node.js in questo corso, e anche client side all'interno dei browser. Partiamo a che cos'è JavaScript. JavaScript in questo sottotitolo l'abbiamo chiamato il linguaggio del web. Perché JavaScript nasce sicuramente come linguaggio del web e poi è stato esportato, è stato portato anche al di fuori del web. E giusto per darvi una panoramica di come i linguaggi vengono utilizzati, quali siano i linguaggi di programmazione che vengono utilizzati e dove si colloca JavaScript in confronto a questi linguaggi,
e ho voluto riportare qui uno screenshot da octoverse.github.com che indica, che è aggiornato appunto a fine 2019, che riporta i linguaggi di programmazione top, la top 10 dei linguaggi di programmazione utilizzati e presenti su GitHub. Per chi non lo sapesse, GitHub è un sito per gestire appunto collaborazione tra sviluppatori, tra designer, tra ingegneri di materiale prevalentemente di software, di codice sorgente, per favorire la collaborazione e per condividere codice secondo meccanismi di controllo della versione basato su Git. Ma al di là dello specifico, è comunque un sito che ha una serie di progetti, anche open source, per esempio il kernel di Linux, è ospitato come repository, anche come progetto, anche su GitHub, e quindi ha una discreta visibilità su quello che nel mondo succede e quali sono i linguaggi che vengono utilizzati di più in questi progetti, i linguaggi primari di questi progetti, perché ovviamente un progetto potrebbe avere tanti linguaggi al suo interno, ma uno è quello che farà poi da padrone, che farà da principe. Allora, se voi vedete questa evoluzione, questa è davvero la top 10, vedete che JavaScript è come linguaggio di programmazione in generale al primo posto e lo è dal 2014 come popolarità. Seguito, come vedete, da Python e da Java, quest'anno nel 2019 Python è diventato per la prima volta più popolare di Java, seguito da PHP, che rispetto al 2014 è sceso un pochettino, e così via. Includendo anche linguaggi un pochino più moderni come TypeScript, che è molto più nuovo, è nato nel 2017, e che è, diciamo, una versione di JavaScript, un'estensione di JavaScript fortemente tipizzata. Questo per dare giusto una panoramica del fatto anche che stiamo parlando di JavaScript come linguaggio di programmazione, un po' perché è un linguaggio di programmazione per il web, di cui non possiamo ignorare l'esistenza nel web, anche se volessimo, un po' di JavaScript, come vi dicevo, ci serve, dobbiamo utilizzarlo, dobbiamo scriverlo quando programmiamo per il web. Ma al di là di questo è anche un linguaggio comunque ampiamente utilizzato nel mondo in generale. Quindi averne di nuovo una buona base può essere molto molto utile. Di nuovo, JavaScript è un linguaggio di programmazione, noi consideriamo JavaScript in questo corso un linguaggio di programmazione pieno, paritario rispetto ad altri linguaggi di programmazione. È anche attualmente JavaScript l'unico linguaggio di programmazione che un browser può eseguire nativamente. Voi non potete scrivere un sito web dentro il browser, in Python, per esempio. Quindi ha questa doppia anima, che in questo caso può anche essere un vantaggio, il fatto che sia l'unico linguaggio che possa essere eseguito in un browser e possa anche funzionare, essere eseguito su un computer, ovviamente di nuovo grazie a Node.js. Come nasce JavaScript e se questo JavaScript ha qualcosa a che fare con Java? La risposta è no. JavaScript non ha nulla a che fare con Java. È stato nominato in questo modo solo per motivi di marketing. Quindi non cercheremo di fare paragoni tra JavaScript e Java perché non ci sono paragoni forti tra JavaScript e Java. Non è una versione diversa di Java, non è derivato in qualche modo da Java. Ma appunto è stato chiamato così solo per motivi di marketing e dovete considerare che la prima versione di JavaScript è stata scritta in 10 giorni circa, con molte decisioni fatte dal linguaggio per motivi politici più che per motivi tecnici. Quindi un linguaggio che ha avuto un inizio abbastanza turbolento, ha avuto un inizio abbastanza anche incompleto con certe decisioni prese appunto per motivi politici e più che non per motivi tecnici, non ben ragionati, non ben pesati, ma questo è un qualcosa che è successo tanto tempo fa. In particolare, questo tanto tempo fa è il 1995. Quindi a dicembre del 1995 nasce JavaScript, scritto in questa decina di giorni da questo signore, Brendan Haick, che lavorava a Netscape e
nel 95 hanno avuto questa release, questa press release, questa rassegna stampa congiunta Netscape e Sun, appunto a proposito della nascita di questo linguaggio JavaScript. Linguaggio che nasceva per i browser e quindi per dare principalmente interattività alle pagine web. Quindi linguaggio molto semplice, linguaggio anche scritto in maniera molto molto veloce, molto molto rapida, con anche dei peccati di gioventù, dovuti sicuramente anche al fatto che è nato appunto in 10 giorni circa. Questo signore, tra l'altro, è stato anche l'amministratore delegato di Mozilla fino a qualche anno fa. Dopo la nascita nel 95, JavaScript ha iniziato un processo, vedete qui, dal 97, quindi è stato 2 anni nel limbo, 2 anni come un linguaggio di programmazione nato da due compagnie e utilizzato. Poi a un certo punto hanno deciso di renderlo uno standard, un linguaggio standard, quindi di renderlo adeguato agli standard internazionali e di pensare veramente quali fossero le problematiche del linguaggio da un punto di vista tecnico e come risolverle. Per cui è nata questa associazione, questa ECMA International, che dal 1997 ad oggi è ancora attiva, è ancora funzionante, si preoccupa di mantenere, aggiornare e valutare nuove feature del linguaggio JavaScript. Infatti il nome ufficiale del linguaggio JavaScript, il nome da standard del linguaggio JavaScript, è chiamato appunto ECMAScript e non solo JavaScript. Quindi quando sentite ECMAScript o quando sentite JavaScript, sappiate che praticamente sono la stessa cosa. Appunto dal 97 ad oggi JavaScript è mantenuto e aggiornato e pensato da questa associazione con questi standard. Quindi a questo link, ecmainternational.org/ECMA2-262, trovate lo standard ECMAScript che assomiglia a una cosa del genere. Uno standard formale che specifica il lessico, la grammatica, quali sono i tipi di oggetti, cosa si può fare, cosa non si può fare, tutte le specifiche del linguaggio. Come funziona, come non funziona. È molto formale ed è anche ovviamente molto, molto complesso da leggere, da comprendere fino in fondo. Comunque questo è stato un bene per JavaScript, questa standardizzazione, questa presa in mano da una comunità internazionale che ha permesso di aggiungere varie cose. Quindi nella prima versione di ECMAScript, nella prima versione ufficiale, quindi di JavaScript, chiamata ES1, ECMAScript 1, e rilasciata a giugno del 97, hanno per esempio aggiunto il fatto che JavaScript potesse essere basato su oggetti, che fosse basato su prototipi. L'anno dopo hanno fatto delle piccole dei cambiamenti editoriali per allineare allo standard ISO internazionale e così via fino ad oggi, dove appunto siamo alla versione S10, che appunto è quella del 2019, in quanto non siamo ancora a giugno del 2020. Le due versioni che hanno avuto un grosso cambiamento in JavaScript sono state la S5 e la S6. Di nuovo, noi parleremo della S6, la S6 è anche conosciuta come ES 2015 perché la versione di ECMAScript è uscita nel 2015, esattamente come la S7 è anche chiamata ES 2016. Queste due versioni, la S5 e la S6, sono quelle che hanno aggiunto, che hanno portato grandi, grandi cambiamenti. Per esempio, uno strict mode, per esempio gli array, per esempio le classi, vari modi di definire le variabili, le promise, i simboli, eccetera. E dal 2015, in cui è uscito la S6, ogni anno esce una nuova versione dello standard. Quindi abbiamo avuto la S7 nel 2016 che ha aggiunto alcune altre funzionalità al linguaggio, la S8 del 2017, la S9 del 2018, la S10 del 2019. E è già in scrittura, è già in sviluppo la versione S11 che è quella del 2020.
Queste sono ovviamente cose che vi ho già detto precedentemente, quindi che ECMAScript è il nome ufficiale di JavaScript e che S6, S2015, S2017, eccetera, sono tutte implementazioni di quello standard. E i browser ovviamente sono tutti compatibili con ECMAScript 3 e molti, soprattutto quelli più recenti, arrivano anche a supportare e implementare versioni più recenti, soprattutto l'S5 e l'S6, ovviamente. Ecco, questo comitato internazionale, così si può, giusto da sapere, questo comitato internazionale dietro alla standardizzazione di JavaScript si chiama TC39, nel caso lo troviate da qualche parte, e ha al suo interno, alle sue spalle, aziende e fondazioni no profit di un certo peso, come Mozilla, come Google, come Facebook, come Apple, come Microsoft, come Intel e così via. Quindi non è un gruppettino di appassionati nel mondo, ma c'è anche un certo interesse a mantenere JavaScript come linguaggio di programmazione che sia sempre più sano, robusto e utilizzato. Come dicevo, e lo ripeto ancora una volta, noi ci concentreremo sulla versione S6 o S2015 dello standard del linguaggio. Non parleremo di S7 o di versioni successive, proprio perché S5 e S6 sono state quelle che hanno portato i maggiori stravolgimenti, i maggiori feature al linguaggio, e quindi ci concentreremo su quelle. Le versioni successive hanno aggiunto feature a volte importanti, a volte un po' magari di nicchia, ma comunque minori rispetto a quello che ha fatto S5 e S6. Quindi S6 è tuttora considerato abbastanza recente e tuttora considerato importante da soddisfare. Questo ovviamente, come prima, è lo standard. Se voi navigate questo link, ecmainternational.org, vedete, potete leggervi lo standard se siete interessati. E cosa vuol dire invece che JavaScript è implementato in pratica vuol dire che c'è un engine, c'è un motore JavaScript che permette di interpretare, permette di eseguire i programmi scritti in JavaScript secondo la specifica, quindi un engine che implementa quella specifica ECMAScript in modo da accettare il linguaggio. E al momento questi sono gli engine più usati e più popolari. Come vedete, sono tutti engine che nascono da aziende grosse che usano anche nei loro prodotti, quindi Google, Mozilla, Microsoft, Apple. E in particolare quali sono? Abbiamo l'engine V8, Chrome V8, che è usato ovviamente in Chrome per l'interpretazione, per l'esecuzione di JavaScript, in Chrome e in Chromium, e anche usato in Node.js. E recentemente è anche usato in Microsoft Edge come motore di JavaScript all'interno del browser. E in Firefox o Gecko si utilizza invece SpiderMonkey da Mozilla. Quindi all'interno di Firefox non ci sarà l'engine JavaScript che c'è dentro Google, ma c'è un altro engine JavaScript che sempre cerca di implementare quelle specifiche e quindi di accettare il linguaggio secondo quelle specifiche. Microsoft aveva un suo engine, ce l'ha tuttora, questo Chakra Core, che è un progetto open source di Microsoft, che è un'altra implementazione di un altro engine JavaScript che era utilizzato in Microsoft Edge, attualmente non lo è più, appunto, perché Microsoft Edge si è spostato a utilizzare Chrome V8. Apple, all'interno di Safari, utilizza WebKit, di cui l'engine JavaScript si chiama JavaScript Core. E Mozilla, tra i suoi progetti, ha anche un engine JavaScript scritto in Java come progetto open source, per inserire questo engine Rhino in appunto applicazioni Java che avessero bisogno di interfacciarsi correttamente con JavaScript. Ovviamente, quando parliamo di standard e quando parliamo di implementazione, soprattutto nei browser, bisogna fare un po' di attenzione.
Allora, per esempio, questo perché? Perché gli standard evolvono e le implementazioni evolvono. Quindi in un browser noi avremo, possiamo aspettarci, diciamo così, che tutti i browser recenti, aggiornati, sia mobile che desktop, implementino ECMAScript 6, quindi la versione del 2015, ma alcuni browser, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità di JavaScript più pertinenti al mondo web, hanno un approccio diverso nell'implementare nuove funzionalità. Dove Chrome tipicamente, soprattutto su desktop, è quello un pochino più progressista. Quindi implementa una serie di funzionalità JavaScript, di nuovo soprattutto orientate al web, che sono magari ancora delle bozze, che non sono ancora definitive, che sono ancora sotto considerazione, ma loro incominciano a implementarle perché magari sono comode, possono essere utili per realizzare applicazioni o siti web. Allora, esistono siti che, questo è preso dalla documentazione degli sviluppatori Mozilla, ma esiste un sito che si chiama What Can I Use? Can I Use? In cui, per esempio, che copre non solo JavaScript, ma anche altro, per cui se scriviamo, per esempio, questo fetch event, vediamo che, per esempio, questo fetch event ci dice che questa è una feature sperimentale e ha una, essendo una feature sperimentale, ha una compatibilità molto, molto variabile. Quindi Firefox lo supporta, lo supporta con una nota, mentre Chrome invece dalla versione, praticamente 40, dalla versione 40 in poi lo supporta pienamente. Safari non lo supporta, per esempio. Su mobile possiamo vedere che il browser Android lo supporta, ma solo dalla versione di Chromium 80, esattamente come Chrome, mentre per esempio il browser di Samsung lo supporta, ma solo lo supporta dalla versione 4 e così via. E altri browser invece non lo supportano, per esempio Opera Mobile lo supporta dalla versione 46, ma non dalla versione 12. Safari su mobile, per esempio, non lo supporta e così via. Questo è dovuto a due motivi. Uno è dovuto al fatto che questi browser, Edge e Chrome e Opera, scusate, Edge e Chrome, utilizzano lo stesso engine JavaScript, questo V8, mentre per esempio Safari utilizza un engine JavaScript diverso e quindi alcune feature non sono state ancora implementate, alcune feature sperimentali, non le feature standard. Le feature standard ovviamente vengono implementate. Però quando si programma per il web, soprattutto per il web, bisogna tenere in considerazione che alcune funzionalità che sono standard o sono quasi standard o che diventeranno standard per esempio in ES 2020, quindi la versione che uscirà a giugno, potrebbero già essere implementate da alcuni browser e potrebbero essere non implementate in altri browser. Quindi consultare siti come Can I Use oppure il web doc di Mozilla, da dove ho preso questa tabella, possono essere utili. Allora vedete che questa tabella, giusto per completezza, è divisa in due parti, la parte mobile e la parte desktop, e riporta poi una serie di browser su mobile e su desktop e su mobile. E per ogni categoria, il fetch event è diciamo, il capostipite, e ogni funzionalità di questo fetch event fa vedere da che versione del browser è supportata e con quale note. Quindi, per esempio, mentre il fetch event, che è sperimentale, è supportato da Chrome 40, fetch event, la proprietà client di fetch event è solo supportato dalla versione 42, sempre in maniera sperimentale, sempre con delle note. Mentre il client ID dalla versione 49. Questo replace al momento non è neanche supportato da Chrome e così via. La stessa cosa vale per Edge, ovviamente con le versioni opportune, per Firefox. Internet Explorer non supporta niente, Opera e Safari sono la stessa cosa. Usano ovviamente la stessa terminologia, non sono la stessa cosa, usano la stessa terminologia per indicare se un browser
una determinata funzionalità è supportata oppure no. E la stessa cosa vale per il mondo web. Android e le sue web view supporta questa funzionalità sperimentale dalla versione 40, Chrome, Firefox, eccetera. Quindi queste tabelle sono tabelle di compatibilità molto molto importanti per capire qual è l'allineamento, soprattutto dei browser, in parte anche di Node, rispetto alle funzionalità del linguaggio. Ripeto di nuovo, S6 e le funzionalità standard, anche più recenti, sono tipicamente supportate in tutti i browser contemporanei, mentre alcune funzionalità sperimentali, in questo caso, o funzionalità molto molto recenti, soprattutto orientate al web, quindi non di base del linguaggio, possono avere un diverso livello di supporto di implementazione all'interno dei browser. Quindi questo è una cosa da tenere a mente non tanto per queste prime settimane di corso, ma da tenere a mente quando poi lavorerete al vostro progetto di fine corso, quando poi lavorerete e oltre il corso, che alcune cose possono essere magari scritte nello standard, ma non pienamente implementate in tutti i browser o in tutte le versioni, e certe cose possono non essere standard, non ancora, essere magari in discussione, essere magari in bozza, ma alcuni browser possono implementarle, quindi vi permettono di sperimentare, permettono agli sviluppatori di sperimentare con quelle tecnologie, anche se non sono ancora standard, anche se ci metteranno ancora 3, 4, 5 anni a diventare standard. Una parola sulla compatibilità di JavaScript. JavaScript si dice che è backward compatible, ma non è forward compatible. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui qualcosa è accettato come JavaScript valido, diciamo nel 2015, diciamo nel 2018, non importa, un qualcosa nel tempo è accettato come JavaScript valido, non ci sarà. ECMAScript garantisce, l'associazione garantisce che non ci sarà un cambiamento futuro a quel linguaggio che causerà la rimozione di quella funzionalità e quindi che renderà il codice non valido per JavaScript. Il mantra di questi membri del TC39 è We don't break the web, non rompiamo il web. Quindi al momento in cui JavaScript standard adotta una nuova funzionalità, questa funzionalità rimane per sempre. Si può aggiungere qualcosa, si può limare qualcosa, ma nel momento in cui è stata aggiunta non verrà tolta. Quindi, per esempio, nel momento in cui viene aggiunto le classi in JavaScript, le classi non verranno tolte nel futuro. Quindi è sempre backward compatible. Quindi un qualcosa è scritto, standardizzato nel 1997 è ancora valido oggi, con delle modifiche magari. Quindi il codice JavaScript che potete trovare del 2015, eseguito oggi, dovrebbe funzionare senza problemi. Perché appunto JavaScript è backward compatible. Quindi tutto quello che c'è in un file JavaScript del 2015, ed è JavaScript standard ovviamente, non sono estensioni, non sono librerie aggiunte, che invece quelle possono cambiare, ma la parte standard di JavaScript scritta nel 2017, oggi continua a funzionare. Non è forward compatible, che è il contrario. Se una funzione è aggiunta oggi, è aggiunto in ECMAScript 10, potrebbe non funzionare in un engine JavaScript più vecchio e potrebbe rendere il programma non funzionante. Quindi, mentre l'aggiunta degli array in, diciamo, S5, se non ricordo male, è un qualcosa che continua a funzionare. Se prendete un file scritto nel 2015 in JavaScript standard, oggi continua a funzionare. Non è detto che le funzionalità aggiunte l'anno scorso funzionino su un engine JavaScript più vecchio, dove per engine JavaScript di nuovo intendiamo o un browser più vecchio oppure una versione, per esempio, di Node.js più vecchia, non la 12, non la 13 che
non la 12 che utilizziamo noi o la 13, ma magari la 8, la 7. Quindi JavaScript è sempre backward compatible, ma non è forward compatible. E ovviamente, data questa backward, questa compatibilità all'indietro, ci sono alcune semantiche che sono molto molto vecchie e magari anche un pochino pericolose, che sarebbe meglio non utilizzare, e JavaScript come standard ha aggiunto delle modalità per disabilitare quelle funzionalità che appunto sono pericolose. Questo strict mode e questa modalità per appunto disabilitare delle semantiche, delle funzionalità che sono valide, sono nello standard JavaScript, ma sarebbe meglio non utilizzare nel 2020 o cose così. Invece questa forward, questa compatibilità all'avanti, e quindi questo supporto di molteplici versioni che evolvono nel tempo, può essere ottenuta in due modi diversi. Uno si chiama transpiling, tipicamente si usa questo Babel, che è un insieme di servizi, una libreria, che converte la nuova sintassi JavaScript in qualcosa che è equivalente a una vecchia sintassi. Quindi voi potete anche scrivere in ECMAScript 11, che è la bozza che uscirà quest'anno, dello standard che uscirà quest'anno, e Babel, se ovviamente è in grado, vi convertirà il vostro file JavaScript scritto nel 2020 con la nuovissima sintassi, con nuovissimi argomenti, in qualcosa che anche un browser, che anche un engine di 5 anni fa, che quindi non poteva implementare la versione 11 di ECMAScript, può eseguire senza problemi. Quindi questo transpiling è una sorta di conversione delle nuove funzionalità nell'equivalente che si potrebbe ottenere utilizzando una vecchia sintassi. E Babel è una delle librerie, dei servizi, delle utilità che più si usano per fare questo transpiling. E il polyfilling invece è la creazione di alcune funzioni da parte di sviluppatori, da parte di utenti, di alcune librerie che riempiono la mancanza di una feature implementando i nuovi metodi. Faccio un esempio. ECMAScript 10 ha introdotto un nuovo tipo base in JavaScript che si chiama BigInt, BigInt, che non esisteva in una versione precedente perché è stato aggiunto nel 2019. Allora, se voi scrivete un file JavaScript, un programma JavaScript che usa BigInt, il transpiling con Babel vi tradurrà questo BigInt in qualcosa che sia supportato in una versione precedente. Quindi, dopo il processo di transpiling, voi non avrete più nel vostro codice BigInt, ma avrete qualcos'altro che funziona in versioni di engine precedenti. Il polyfilling invece di appunto convertire da una sintassi nuova a una sintassi vecchia, il polyfilling invece permette, dice non convertiamo, ma aggiungiamo delle librerie che realizzino la stessa funzionalità anche se non è presente nello standard. Quindi, nel caso di BigInt, uno potrebbe avere BigInt nella versione, appunto, con gli engine che supportano la versione del 2019 e avere una libreria che si chiama bigintegr.javascript che, qualora quel metodo, quell'oggetto BigInt non venga riconosciuto dall'engine, perché è un engine di, diciamo, 5 anni fa, allora prenda la definizione di questo BigInt da questa libreria e la libreria definirà BigInt in maniera analoga a come lo definisce lo standard. Quindi abbiamo queste due modalità per passare dal nuovo al vecchio. Uno è la conversione, il transpiling della nuova sintassi nella vecchia, l'altra è aggiungiamo delle librerie che qualcuno farà per implementare le nuove funzionalità anche se l'engine non le supporta. E quindi aggiungiamo delle librerie che ci permettono appunto di realizzare la funzionalità anche se l'engine è più vecchio. Quali sono gli ambienti di esecuzione di JavaScript? Li abbiamo già in parte visti nei video della settimana scorsa, quantomeno quelli che useremo noi. Noi sicuramente useremo Node.js, lato server, ma anche lato appunto programmazione normale. Useremo un browser su vari sistemi operativi.
E quello che invece non abbiamo visto l'altra volta, che cercherò di utilizzare oggi, è questo JavaScript Tutor, che è utile non tanto per programmare, ma per capire che cosa succede, sempre in riferimento ovviamente alla AS6. Quindi questo JavaScript Tutor si può raggiungere dal sito pythontutor.com, perché nasce come un sistema di comprensione, di apprendimento di Python. E poi è stato portato in vari linguaggi di programmazione, incluso JavaScript, ed appare in questo modo. Quindi, vedete, visualizza l'esecuzione del codice JavaScript per imparare JavaScript online. E poi funziona per Python 2 e 3, per Java, per TypeScript, per Ruby, per C e C++. Quindi appare in questo modo, adesso lo apriamo, c'è del codice da una parte, il codice che scrivete voi, c'è l'esecuzione del codice, l'output di questo codice e vi mostra anche quello che diciamo succede in memoria, qual è la rappresentazione grafica del comportamento della creazione delle variabili, eccetera. Quindi avremo una variabile x nel global frame che conterrà la stringa hello e console.log non modifica la memoria, ma stampa solo a schermo. E questo JavaScript Tutor si può raggiungere appunto dal sito pythontutor.com e selezionare poi JavaScript Tutor. Quindi qui si può scrivere codice, premendo visualizza esecuzione, si può passo passo o di colpo eseguire il codice. E vedete che il codice in questo caso di nuovo è supportato solo per JavaScript S6. Noi cercheremo di lavorare in questi primi video qui all'interno, con questo tool che è comodo anche per capire che cosa succede, quantomeno intuitivamente, e in questa modalità interattiva in cui è possibile scrivere codice e man mano che lo si scrive vedere il risultato subito qui a fianco. E oltre ovviamente al Python Tutor, oltre alla programmazione, come abbiamo visto la settimana scorsa, quindi nel terminale, se uno vuole usare l'interprete in Visual Studio Code o in WebStorm, e JavaScript ha anche una console all'interno dei browser. Qui è mostrata quella di Chrome, ma tutti i browser hanno una console JavaScript in cui si può, linea per linea, scrivere delle istruzioni JavaScript e vederne il risultato, in maniera analoga a quello che è successo, che abbiamo visto l'altra volta, nel terminale, nel prompt dei comandi e quello che può succedere appunto nel terminale, nel prompt dei comandi. Quindi linea per linea si può eseguire il JavaScript e vedere cosa succede. E questa console si può recuperare in questo modo. Si può aprire come, o col tasto destro su una pagina oppure selezionandola dal menu vista. Quindi per esempio qui potremmo fare inspect e aprire la console. E qui scrivere, per esempio, come abbiamo fatto l'altra volta, console.log hello world. E lui ci stamperà, eseguirà il codice, eseguirà l'istruzione, quindi stamperà a schermo hello world. Ok, questo chiude la prima parte di questa serie di video. Prossimo argomento, la struttura del linguaggio.